Subito dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello, Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato si sono isolati dal resto del gruppo per parlare della loro situazione e del loro rapporto. Entrambi hanno abbattuto i muri che li avevano separati nei giorni scorsi e aperto il loro cuore, ammettendo di essere attratti l'uno dall'altra. Tuttavia, secondo l'ex velina di Striscia la Notizia, il modello milanese avrebbe già fatto una scelta, ovvero Elena Prestes. Io non ho scelto nessuno. Però vedo che tu l'hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei e va bene così. Lorenzo, sentendosi dire così, ci ha però tenuto a fare chiarezza sui suoi sentimenti, rivelando di non essere impegnato emotivamente con nessuna e di voler approfondire la conoscenza con lei. Grande Fratello, confronto tra Elena e Lorenzo. Elena Prestes, nel frattempo, ha assistito, da lontano, alla scena ed è andata su tutte le furie. Prendendosela con il ragazzo, gli ha chiesto chiarezza e lo ha messo davanti ad una scelta, o lei o Shayla. Ma Lorenzo, vedendola così alterata e delusa, ha cercato di tranquillizzarla. Io non voglio che tu soffra, se ti vuoi tirare indietro perché mi vedi indeciso, allora sono d'accordo, però è un peccato. Tra noi stava nascendo una complicità, tuttavia, la modella brasiliana ha voluto precisare alcuni punti chiedendo al ragazzo che cosa prova per la ballerina. Tu mi piaci e lo sai, mi confondi. Mi piaci, vaff asterisco 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 lo. Ma per non farmi soffrire è bene tirare i freni. Cosa succede nella tua testa con Shayla? Se tu mi dici che per lei provi qualcosa di mentale e non solo fisico, allora mi fermo. Ma Lorenzo ha confessato di non essere pronto ad una scelta, non sono pronto. Non ho una risposta e allora tiro il freno io per farti del bene. Devo ancora capire cosa sento per lei. Non voglio scegliere, ma vivere. Non posso vivere due cose diverse in cui una diventa una relazione e l'altra una bella amicizia? Se chiudiamo è stato bello fino ad oggi. La parola, scelta, ha fatto andare su tutte le furie la ragazza che ha così replicato, bravo, bravissimo tira il freno. Mi devi rispettare, io voglio i miei spazi. Io so cosa voglio e tu no. Ma poi basta dire, chi scelgo, non usare questa parola con me, tu sei fuori? Non dovresti mettere questa parola in mezzo a questa conversazione. Mi avevi detto fino a ieri che era una tua amica e adesso sei indeciso. Io so bene che c'è una differenza tra provare attrazione e anche trasporto mentale, tu non vuoi dirmelo. Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi, non so chi scegliere tra te e un altro? Da qui il confronto tra i due è degenerato. Lorenzo ha ordinato ad Elena di andare a dormire, ma lei giustamente si è alterata ancora di più rimproverandolo e ribadendo che spetta a lei decidere quando vuole andare a dormire. La modella, una volta giunta in camera da letto, è scoppiata a piangere.